Ciao ragazzi, bentornati su Quei Due sul Gaming. Allora, questo è un vlog che volevo fare perché c'è una questione che mi sarebbe sempre piaciuto raccontarvi. E in parte l'ho fatto perché ogni tanto durante le live o magari in ambiente old gen certe cose vengono fuori. Però è una cosa che voglio affrontare in maniera proprio più lineare, più pulita, magari senza un contesto intorno che sottragga solennità a questo argomento che secondo me è estremamente solenne. Ed è il fatto che... cioè io a un certo punto ho proprio cambiato la mia visione del videogiocare. Se vi ricordate quando abbiamo aperto Quei Due sul server, 2011-2012, parliamo di quel biennio, io e Nicola eravamo un po' delle mosche bianche su YouTube perché eravamo sì gamer, ma eravamo tra i pochi a fare questa benedetta crociata del gaming da PC. E noi giocavamo, oddio santo che caldo con queste luci accese. So che sembra buio qua dentro, ci sono 40 luci accese. Dicevo, eravamo gli unici a fare questa crociata sul PC gaming. Chi altro c'era che in qualche modo spingeva in quella direzione? C'era, parliamo di videogiochi, sicuramente, e il buon Zeb 89. E all'epoca noi ci credevamo veramente. Ci credevamo veramente perché quando abbiamo aperto il canale, nelle case c'erano PlayStation 3 e Xbox 360. L'ultimo grande divario, per quanto mi riguarda, tra console e PC. E ancora più pesante questo divario si sentiva ovviamente nell'epoca PlayStation, PlayStation 2. Io ragazzi, io mi ricordo le espressioni di sorpresa dei miei amici che avevano la PlayStation quando venivano a casa mia e magari gli facevo vedere come girava sul mio PC uno Splinter Cell Chaos Theory. C'erano cose che proprio non è che erano fatte meglio su PC, c'erano feature grafiche che la console non poteva avere. C'erano dei materiali che su console mancavano del tutto, dei riflessi che su console mancavano del tutto, una definizione, una risoluzione che su console mancava del tutto. E parliamo di un'epoca in cui io giocavo a 800x600 perché comunque sul PC ci avevo un po' risparmiato. Per un ragazzo che giocava su console, andare a casa di un PC gamer era come andare al parco giochi. Scoprivano un mondo e quando tornavano a casa, giustamente, pensavano ammazza però che merda. Graficamente parlando, perché poi all'epoca non c'era neanche la cultura del frame rate. Cioè, noi che giocavamo magari ad Unreal Tournament, giocavamo a Quake, giocavamo un sacco di FPS Arena che erano strafrenetici, ce l'avevamo questa cultura e tiravamo giù tutti i dettagli grafici per guadagnare un po' di frame rate. Però non era così sdoganato come adesso il discorso FPS. E ricordo in maniera molto molto lucida, molto pulita, la differenza che provai guardando Metal Gear Solid con i giochi PC che stavo giocando io in quel momento. Ma per la prima volta nella mia vita pensai, cazzo, peccato. Peccato che non me lo posso giocare sto gioco, sembra bellissimo, fanculo la grafica. Quella penso sia stata la prima volta che in qualche modo ho vacillato. Però su PC avevamo Counter-Strike Source, avevamo Doom 3 che si vedeva splendidamente bene, avevamo troppo di più, veramente troppo di più, anche a livello di giochi, ragazzi. Adesso è normale andare sullo store di Xbox, sullo store di PlayStation, di Switch e trovare una marea di indie bellissimi. È perfettamente normale, ma nel periodo di cui parlo io, gli indie erano per PC. Su console usciva soltanto ciò che era molto ben selezionato, molto ben deciso dal Microsoft o dal Sony di turno, dal Nintendo di turno. Non c'era la possibilità di esplorare mondi che erano al di fuori. Gli indie, che poi in realtà hanno portato tantissime novità nel corso degli anni nel mondo dei videogiochi, hanno cominciato a fare capuzzella soltanto da qualche anno nei grossi store dei più importanti player del settore videoludico. Quindi noi avevamo la quantità di giochi maggiore perché avevamo gli indipendenti, avevamo la nostra versione PC di tanti giochi che andavano anche su console e la nostra versione PC, cazzo, era meglio, era ben ottimizzata, erano giochi migliori. Su PlayStation 3 c'era Crysis 3,
Ok? La versione PC di Crysis 3 era splendida, devastante, 60 fps, potevi giocarci con tutti i dettagli al massimo. Su console era bello, era un gioco molto graficato, ma su PC era un altro paio di maniche. Il problema, secondo me, cominciò a farsi sentire con l'arrivo della scorsa generazione. PlayStation 4, Xbox One. Cominciò una situazione stranissima. Forse riesco a ritrovarlo quel video, non lo so, però c'è un video in cui io metto a paragone Call of Duty, i filmati di Call of Duty registrati da console con PlayStation 4 o Xbox One, non ricordo, e i filmati, gli stessi filmati in tempo reale renderizzati su PC. E facevo notare come la differenza fosse ridicola. Veramente ridicola. A parte il frame rate, sicuramente un po' più stabile su PC, quello che vedevo non era più quello stacco esagerato che avevo visto nell'epoca della prima PlayStation, della seconda PlayStation e anche della terza. Vedevo qualcosa di pericolosamente simile. E in quella generazione iniziò il declino delle ottimizzazioni dei giochi PC. Cominciò a non capirsi più un cazzo. Anche le migliori schede video non reggevano. O perlomeno alcune schede video non reggevano. Mi ricordo ancora il caso Batman Arkham Knight. Noi lo giocammo bene, ne parlammo come di un gioco bello, fluido, giocabile, perché abbiamo avuto il culo di giocarlo su una scheda che lo reggeva senza problemi. Altri utenti, magari AMD o magari semplicemente altri utenti Nvidia con altri modelli, avevano l'inferno in terra. Quel gioco poi, per curiosità, quando calò di prezzo, lo presi anche per console e rimasi stupito da quanto ben ottimizzato fosse. Cioè, girava come su PC, con tutti i limiti del caso, con il frame rate, ok, però era veramente solido. E gli utenti PC lamentavano un disastro. E anche lì cominciai a pensare, però cazzo, graficamente sti giochi a 2 metri dal televisore, sul divano, hanno praticamente la stessa resa dei giochi su PC a 40 centimetri. Sono meglio ottimizzati ormai. Quella cosa con cui devo fare pace è rinunciare a tastiere e mouse. E anche lì arrivò in effetti la prova del fuoco. Iniziai a giocare con il gamepad, dapprima soltanto i platform, i picchiaduro, poi iniziai a divertirmi con il gamepad anche sugli FPS. All'inizio il gioco non era tanto l'FPS, il mio gioco era riuscire a sparare col gamepad, cioè quella era la sfida, mica. Infatti io giocavo sempre alla difficoltà minore, perché per me era già hard, capito? E piano piano mi sono abituato a sto controller, mi sono abituato alla comodità di starmene tranquillamente seduto sul mio divanetto, mi sono abituato anche ad un'altra cosa, una cosa importantissima, della quale parlo sempre, il fatto cioè che io 8 ore al giorno, per via del mio lavoro, io sono un videomaker, sto seduto davanti allo schermo, o a montare, o a scrivere, o a fare ricerca. Queste 3 cose. Però sono seduto qui, al mio PC, davanti a questo schermo. Ha iniziato a farmi schifo il discorso del finisco di lavorare, mi voglio svagare un po', e cazzo resto ancora seduto su questa sedia a guardare questo schermo. Mi dava fastidio. Già soltanto il fatto di potermi alzare, andare in salotto, cambiare aria, incrociare mia moglie nel corridoio, magari averla a fianco a me mentre sto facendo una partita, il cane che ogni tanto mi porta una palla, tutte queste cose hanno cominciato a essere per me una sorta di rito, il rito del stacco e vado di là. O vado a fare una passeggiata ancora meglio, però se voglio giocare, per me staccare e anche cambiare stanza, cambiare seduta, cambiare schermo, cambiare situazione fa una gran differenza, mi fa percepire di più che sto svagandomi, ecco. E ultimamente devo dire, la situazione è anche peggiorata. Se con la scorsa generazione Xbox One e PlayStation 4 c'è stato questo avvicinamento tra i due mondi, adesso i giochi caricano meglio su console che su PC, a meno che tu su PC non usi un SSD. Adesso Starfield richiede proprio l'SSD, non è che lo consiglia, lo richiede. Adesso ci sono giochi come Immortals of Avon, che su console sono molto graziosi, sono belli da vedere, e su PC lo sarebbero se solo non fossero un disastro di ottimizzazione. Quindi stiamo arrivando all'opposto. All'inizio era console gnè, PC bomba. Nella scorsa generazione hanno cominciato a correre più o meno appaiati, e adesso la console sta passando oltre.
Ma devo dirvi la verità, ci sono stati dei momenti nella scorsa generazione in cui mi è crollato proprio anche il mito della grafica su PC. Volete sapere in che occasioni? Horizon Zero Dawn, il primo Horizon. Io ci giocavo su PlayStation, gioco molto bello, con un gameplay estremamente rapido, frenetico, molto figo. Mi ha fatto cagare la narrazione, ma come gioco secondo me è di una solidità estrema, veramente divertente, uno di quei giochi belli da giocare, ok? E mentre giocavo quel gioco e guardavo le ottime ambientazioni, guardavo i bellissimi modelli, guardavo il Decima Engine spingere a manetta, pensavo, cazzo, io quest'anno sul PC non ho giocato un gioco così bello. Lo pensavo sinceramente, se vi andate a ripescare anche i gameplay che ho fatto all'epoca, mi sa che lo dicevo anche, o forse lo rimuginavo nella mia testa, non lo so, però avevo la sensazione di essere passato avanti. È una cosa che ho pensato anche con The Last of Us, e questo ancora più pericolosamente l'ho pensato alla fine della vita di PlayStation 3, quindi non ho neanche dovuto aspettare l'inizio di PlayStation 4 per iniziare a vacillare. E poi ancora ci sono stati giochi incredibilmente fighi come per esempio Infamous Second Son. Non avevamo su PC un gioco del genere, non ce l'avevamo. Non ce l'avevamo proprio. Esclusiva PC, men che meno. E qua c'è un'altra cosa che mi ha fatto veramente disamorare al PC gaming. Con tutto che noi eravamo così convinti addirittura da fare le nostre configurazioni personalizzate, se ve le ricordate, no? Con i nomi, il Cristo Re, il cazzo fa. Quello che mi ha fatto disamorare è stato che E3 dopo E3, showcase dopo showcase, abbiamo iniziato a notare che quello meno interessante, quello meno ispirato, quello da disgraziati veramente, era sempre lo show PC. Ogni showcase PC era la fiera dell'RTS, era come se fosse un mondo dedicato solo a una piccola tipologia di videogiocatore. Tra l'altro quella piccola tipologia di videogiocatore che neanche avrebbe bisogno in teoria di tutta la potenza che un PC ti offre, di tutta la fluidità che un PC ti offre. Perché quanto più un gioco è action, tanto più hai bisogno di fluidità. E allora su PC che ci gira? Di RTS. Si stava ribaltando l'universo. E siccome si dice che solo gli idioti non cambiano mai idea, ho cambiato idea. E se adesso qualcuno mi chiedesse, Mario, ma ti senti un PC gamer? No. No. Io giocherò su PC solo quei giochi che posso giocare solo su PC. Perché sono solo su PC. E storcerò pure un po' il naso. Cioè, il nuovo Counter-Strike, lo voglio provare, senza dubbio. Lo giocherò da PC, sì. Anche perché col gamepad non credo che riuscirei a fare alcunché. Ma mi piacerebbe giocarlo anche su console. L'ultimo COD io non l'ho mai giocato da PC, l'ho sempre giocato da console e ho fatto ottimi risultati. Nei primi giorni, quando nessuno era ancora livello 6000, quando nessuno aveva ancora imparato le mappe a memoria, quando eravamo un po' tutti paro, mi sono difeso col gamepad. Col gamepad. Ed è questo il motivo, ragazzi. Purtroppo non si può puntare la bussola e pensare che le cose resteranno sempre uguali. Siamo nel 2023 e il 2023 non c'entra già più un cazzo con il 2013. 10 anni non sono niente. Pensando alle evoluzioni della storia, 10 anni non sono nulla. Ma se parliamo di tecnologia e di tendenze dell'intrattenimento, 10 anni sono un'era geologica. Chi riesce a vedere questi cambiamenti in tempo e ad adeguarsi, secondo me ha tutto da guadagnare. Chi invece ha paura di essere definito un incoerente solo perché nel 2012 difendeva a spada tratta il mondo PC e nel 2023 non lo fa più, continua a giocare agli RTS con una 4090, non so che altro dire. Perché se vuoi giocare in Mortal Survival, ma anche se c'hai la scheda più potente del mondo, non ti funziona, punto. Cioè è una questione di convenienza. Oggi non conviene più giocare su PC. Facendo questo video mi sto inimicando probabilmente degli amici di vecchia data, non so, Nvidia, no? Tutti i nostri amici, collaboratori che vendono PC da gaming, che sono ancora dentro questo mondo. Però la verità, ragazzi, è che il mercato PC non mi attira più. Non ci sto più dentro e credo che ci sia tanto di meglio là fuori. Soprattutto adesso che le console, anche come struttura, si stanno avvicinando tantissimo a quella di un PC da gaming. Ecco, sono piccoli PC da gaming dedicati con una libreria di titoli altrettanto, o comunque in gran parte, dedicati anch'essi.
se ti interessa videogiocare, diciamo che adesso su console si gioca meglio. Poi se vai matto per i giochi di merda, per gli indie schifosi che non passerebbero un quality test neanche tra mille anni, ok, su PC c'è ancora un sacco di roba, io e Nicola ci campiamo su quella merda lì, e ogni tanto si trovano anche sugli store di Nintendo, vedi The Last Hope, però diciamo che la ciccia ormai sta su console. E mi viene un po' da piangere a dirlo, ragazzi, però è la verità.